Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo corso sul mio canale YouTube. Voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro che mi sostengono sul progetto Patreon, perché questi corsi gratuiti vengono realizzati proprio grazie ai finanziatori del mio progetto. E pertanto, se qualcuno vuole avere maggiori informazioni o vuole aderire, consentendo così al sottoscritto di potenziare il canale stesso e il numero di risorse che vengono offerte gratuitamente a tutti gli appassionati di tecnologia musicale, può trovare informazioni nella pagina del video stesso. Dunque, dopo aver realizzato una serie di lezioni per quanto riguarda il protocollo MIDI e che porteranno poi al successivo corso di programmazione MIDI, ho deciso di iniziare un percorso relativamente a tutto ciò che riguarda la costituzione del suono stesso, che è l'elemento fondamentale non solo della musica, ma anche di tutta una serie di discipline ad esso connesso. Dunque, per quanto riguarda la definizione della materia, è un insieme praticamente di discipline tecniche e scientifiche che si occupano di studiare il suono in tutti i suoi aspetti. Questo presuppone che il suono venga identificato come segnale e che poi venga attraverso tutta una serie di elaborazioni che comportano la trasformazione di tutta una serie di parametri, venga praticamente reso idoneo a quella che noi chiamiamo una produzione sonora o musicale. Dunque, questi insieme di discipline studiano come questo suono viene generato, trasmesso, ricevuto, elaborato, conservato e anche percepito. Quindi, come potrete ben immaginare, racchiude un ampio insieme di linguaggi e materie scientifiche che non solo ricoprono la tecnica e la parte artistica, ma ricoprono anche la parte biologica. Quindi, chiaramente, parlando di percezione, noi dobbiamo studiare, per esempio, come il suono viene preso dal nostro sistema di percettivo, che in questo caso è l'udito, e trasdotto, ovvero trasformato in uno stimolo che poi viene definito all'interno del nostro cervello e quindi viene poi fatto percepire appunto come un suono stesso. Dunque, per quanto riguarda questo insieme di discipline, ho fatto un piccolo schema che in qualche modo le elenca e le divide secondo le varie categorie di cui abbiamo parlato poco fa. Per esempio, nella fase della generazione, le discipline che studiano come il suono viene generato sono l'organologia, l'acustica, l'elettroacustica e ovviamente la sintesi del suono. Sono tutte materie che studiano le cosiddette sorgenti sonore, che come vedremo sono dei corpi e a volte anche delle tecnologie. Questi corpi possono essere inanimati o possono essere animati, perché noi stessi siamo delle sorgenti sonore. E pertanto queste discipline si occupano di come il suono viene creato. Dopodiché l'acustica e l'elettroacustica si occupano anche di ciò che è la trasmissione del sonoro e la ricezione.
Mentre per quanto riguarda la percezione, si parla di psicoacustica, anche di psicofisica praticamente, e nonché di ecologia sonora, che è una materia piuttosto recente rispetto a tutte quelle che fanno parte di questo insieme, ma che è molto interessante, come vedremo, in quanto pone anche una serie di quesiti importanti sul cosiddetto impatto acustico e inquinamento acustico dei luoghi e degli habitat. Per quanto riguarda l'elaborazione, tecnicamente abbiamo una elaborazione di tipo anche numerico, soprattutto per cui si parla di campionamento del suono, si parla di digital signal processing, ma si parla ancora di sintesi del suono e soprattutto di musimatica. La musimatica è una disciplina molto, molto affascinante che lega da un lato la musica e dall'altro la matematica, per cui abbiamo i termini musi che viene da musica e matica che viene da matematica, quindi la musimatica. Avremo modo in queste lezioni di parlarne e di vederne gli aspetti, quindi vedrete che sarà una disciplina molto molto affascinante. Per quanto riguarda la conservazione anche delle elaborazioni sonori, abbiamo ancora l'ecologia sonora, il digital signal processing e ovviamente il campionamento del suono. Dunque, andiamo a dare un'occhiata più da vicino agli ambiti precisi di queste materie. Dunque, l'acustica è la materia principe della scienza del suono, in quanto studia com'è costituito il suono, le sue caratteristiche e soprattutto quelle dell'ambito in cui questo suono viene trasmesso. Definisce i modi anche con cui il suono si diffonde e si trasmette. E inoltre va a studiare anche gli ambienti dove praticamente tutto ciò avviene. È una disciplina molto complessa, di antica costituzione, già dai tempi dell'antica Grecia veniva praticamente studiata, pertanto fa parte diciamo della parte più, tra virgolette, nobile della scienza del suono ed è materia di studio in tutte le istituzioni accademiche dove si insegna musica. L'elettroacustica, come dice la parola elettroacustica, è molto simile all'acustica, ma studia la generazione, trasmissione, diffusione, elaborazione, ricezione del segnale sonoro questi diventa un segnale di tipo elettrico, quindi questo tipo di materia comporta l'utilizzo e la costruzione anche di strumenti di tipo elettronico, elettrici ed elettromeccanici. La psicoacustica abbiamo già detto che si occupa di studiare la percezione umana dell'informazione sonora, ma non solo, fa anche da supporto all'ecologia sonora quando in qualche modo va a vedere come alcune specie animali vanno a percepire i suoni in maniera ovviamente differente dal nostro e come vedremo sarà un aspetto anche questo molto molto interessante. L'organologia si occupa di capire come funzionano le sorgenti sonore, quindi in parole povere gli strumenti musicali, quindi capire come un violino è costruito e perché è costruito in questo modo, come una corda tesa lungo un violino possa generare il suono attraverso l'utilizzo di un archetto, oppure l'utilizzo delle mani stesse e capire il ruolo che ha il ponticello, eccetera. Questo è per fare un esempio. È una materia che di solito è di grande supporto per coloro che studiano anche orchestrazione.
Pertanto è molto molto affascinante, anche questa spesso è legata a un'altra disciplina che è la liuteria. La liuteria si occupa appunto della costruzione fisica di questi strumenti musicali e quindi anche questa è una disciplina molto molto antica. La sintesi del suono è diciamo che è una materia piuttosto recente rispetto all'acustica, in quanto appunto si occupa della generazione sia elettronica che numerica, da quando c'è l'elettronica digitale, delle informazioni sonore. Sostanzialmente le macchine che producono questi suoni oggi comunemente li conosciamo con il nome di sintetizzatori, ma scopriremo quando ce ne occuperemo che potremmo pensare che i sintetizzatori è uno strumento piuttosto recente. Certo, lo è in paragone a un flauto, però la sintesi del suono non è proprio degli ultimi anni, ma si è sviluppata nel Novecento, e vedremo che il percorso che porterà a scoprire come sono nati, per esempio, i sintetizzatori, come è nata questa richiesta di un suono così diverso da quello acustico, in realtà ha radici più antiche. Il campionamento del suono definisce la teoria delle applicazioni per la traduzione numerica delle informazioni sonore, per poterli poi elaborare e memorizzare attraverso dei sistemi computazionali. Sostanzialmente quasi tutti i musicisti utilizzano oggi delle librerie sonore campionate per poter riprodurre all'interno delle tastiere, ma anche all'interno dei sequencer che si trovano nei computer, suoni ad imitazione degli strumenti acustici e anche elettronici. Pertanto il campionamento del suono ci permette di poter avere a disposizione, per esempio, il timbro di un flauto, il timbro di una chitarra, mentre siamo comodamente seduti a lavorare utilizzando un computer. E il digital signal processing è una disciplina molto interessante, molto complessa, che riguarda la progettazione e anche realizzazione di sistemi che elaborano l'informazione sonora numericamente, quindi chiaramente è legata alla tecnologia digitale. Abbiamo già visto che la musimatica è la disciplina che si occupa della relazione complessa che esiste tra la matematica e la musica, e infine l'ecologia sonora si occupa appunto dell'ambiente sonoro, quello che spesso noi definiamo spesso soundscape, quindi ha da un lato una valenza prettamente artistica, ma una parte dell'ecologia sonora si occupa anche di come i suoni vengono generati e diffusi negli habitat naturali ed antropici, e chiaramente analizza proprio in tal senso quello che è l'effetto dell'inquinamento acustico, e da un lato studia anche la conservazione delle informazioni sonore che via via si estinguono per via dell'evoluzione che c'è da parte dell'uomo e della trasformazione che l'uomo adopera nei confronti dei vari habitat. Esistono diverse istituzioni che stanno realizzando dei database sonori in grado di in qualche modo immortalare quello che è l'ambiente sonoro di territori, comunità, che poi con il tempo si sono trasformati e hanno praticamente modificato anche quello che è il fondo sonoro
dei luoghi dove vivevano. Pensate, per esempio, al grande impatto che ha avuto l'industria, la rivoluzione industriale nella società umana, dove molti ambienti in campagna, ma anche in città, che avevano un certo sonoro, dopo la costruzione delle industrie hanno completamente cambiato il loro aspetto. Devo dire che l'ecologia sonora è una disciplina molto molto interessante, all'incirca una cinquantina di anni, e esistono numerosi tecnici e operatori di questa disciplina che si occupano anche della realizzazione di quelle che sono le mappe sonore. Ne parleremo abbondantemente quando sarà il momento. Bene, dunque, noi, una volta che abbiamo definito questi ambiti, dobbiamo adesso praticamente occuparci di quello che è l'elemento principe, l'elemento che è al centro di tutta l'insieme di queste discipline, ovvero il suono. E quindi la domanda che ci poniamo è: che cos'è il suono? E può sembrare una domanda abbastanza semplice da rispondere, perché il suono fa parte della nostra percezione, per cui chiunque sa che cos'è un suono, ma un conto è viverne l'esperienza tutti i giorni, e un conto è descriverlo come elemento, come fenomeno. E pertanto noi utilizzeremo dei linguaggi molto tecnici per poterlo definire, e pertanto io cercherò di essere il più semplice possibile, in quanto la stessa definizione del suono comporta una serie di argomenti che sono ambito della fisica, della matematica, e che possono risultare molto molto difficili. Quindi vi chiedo solo tanta pazienza e pertanto andiamo intanto a darne la definizione. Dunque, il suono è la percezione di un fenomeno fisico e meccanico che è definito onda di pressione acustica, che necessita di un mezzo per la sua propagazione. Dunque, sembra una definizione molto molto complessa, molto molto difficile, ma in realtà racchiude in maniera magistrale tutto ciò che riguarda il concetto di questo fantastico fenomeno che induce in noi appunto una magnifica sensazione e percezione. Dunque, ricordiamoci che prima di tutto il suono, prima di arrivare ai nostri organi percettivi, è un segnale che si diffonde all'interno di un mezzo. Quindi questo segnale è un segnale fisico e meccanico, in quanto viene generato da una sorgente sonora, che è un corpo, come vedremo, e pertanto questo corpo riceve una quantità di energia che poi cede all'ambiente circostante. Ora, la parte più complessa riguarda il capire che cosa vuol dire il termine onda di pressione acustica. Qui ci sono tre elementi: l'onda, la pressione e l'aggettivo acustico, che richiedono una spiegazione piuttosto ampia. L'onda di pressione è un fenomeno che riguarda non solo il suono. Noi quotidianamente nella nostra vita ne abbiamo a che fare spesso, a volte in maniera anche piuttosto tragica. E quando noi aggiungiamo, perché quando c'è un'esplosione si viene a generare un'onda di pressione, che spesso definiamo onda d'urto, che in quel caso può essere mortale, ma anche alla fin fine un'onda sismica è legata a questo fenomeno.
Fortunatamente l'acustica si occupa di quelle onde di pressione che non creano pericolo di vita da parte delle persone che le percepiscono. Ecco il termine acustico. Quel termine acustico sta a indicare che quest'onda di pressione viene percepita dal nostro sistema uditivo e quindi viene poi trasdotta, ovvero trasformata in un qualcosa che noi possiamo percepire. Quindi facciamo una piccola parentesi andando a descrivere che cos'è prima di tutto la pressione. Dunque, è una grandezza fisica che viene definita forza applicata su una superficie. Ecco, potete vedere che la superficie, che cos'è? È sostanzialmente un'area, può essere anche un'area non per forza piana, può essere un'area curvilinea. Su questa area insiste una forza e questa forza genera sulla superficie un'azione che, come vedremo, va a modificare la superficie stessa quando questa fa parte di un corpo che è definito elastico, e l'insieme di questa forza e di questa superficie è chiamata, genera appunto quella che è la pressione. Facciamo un esempio pratico. Pensate a quando voi vi mettete seduti su una sedia. Ecco, la sedia costituisce la parte, almeno dove voi siete seduti, costituisce la superficie e voi stessi con la vostra massa generate una forza su questa superficie che è determinata dal vostro peso. Voi sapete che la forza peso esiste perché noi abbiamo un'attrazione verso il centro della Terra, parliamo di forza di gravità. Quindi questo fa sì che il nostro corpo, nel momento in cui ci muoviamo, genera nelle superfici di contatto una forza diretta verso il basso che appunto è essa stessa una pressione. Dunque, la superficie è un'area, quindi come si misura? Si misura con le unità della lunghezza. E queste possono essere ovviamente il metro o le sue unità derivate, che sono il centimetro, il millimetro, o possono essere unità anche molto più grandi, quale anche il chilometro. Quindi chiaramente le grandezze sono correlate ovviamente alla dimensione della superficie stessa. Comunque la superficie stessa si misura ovviamente con il metro al quadrato, in quanto è costituendo da due dimensioni, una dimensione è misurata col metro, l'altra dimensione per esempio è misurata sempre con il metro, quindi metro per metro fa metro al quadrato. Ovviamente se l'area è molto piccola si parla di centimetro al quadrato, se l'area è molto molto grande si parla di chilometri quadrati. E noi dobbiamo a questo signore che si chiama Isaac Newton, si chiamava perché chiaramente è morto, la definizione della forza in quanto grandezza fisica. Newton è stato un fisico eccezionale, che è vissuto in Inghilterra, il quale nel luglio del 1687 pubblica un'opera maestosa in tre volumi chiamata Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, nel quale va a enunciare quelli che sono i teoremi della dinamica. E in questa enunciazione appare per la prima volta il termine di forza.
esattamente nel secondo principio della dinamica. Praticamente che cosa afferma? Afferma che se io su un corpo vado ad imprimere una forza, che cosa succede? Questo corpo praticamente accelera e accelera nella stessa direzione, nello stesso verso della forza che io sto applicando. Praticamente è una rivoluzione totale e il principio viene enunciato nell'equazione lì che vediamo di colore rosso e richiede praticamente che ci sia un corpo e quindi ci sia una massa e quando io applico una o una serie di forze, tanto è vero che si parla di somma di forze risultanti, praticamente vado a generare un'accelerazione, cioè il corpo si muove e accelera proprio secondo quella che è la direzione di questa forza o la direzione risultante di tutte le forze applicate. L'unità di misura della forza è il newton, proprio in onore del fisico inglese e è dato praticamente dalla combinazione delle unità di misura degli elementi che costituiscono la definizione della forza, ovvero noi abbiamo una massa per un'accelerazione, la massa noi la misuriamo con il chilogrammo massa, mentre l'accelerazione viene misurata come un metro diviso il secondo quadro. Pertanto un newton è uguale a un chilogrammo per metro al secondo quadro. Attenzione a non confondere un chilogrammo peso con un chilogrammo massa. Noi sappiamo che il nostro corpo, a causa della forza di gravità, ha un peso. Questo peso chiaramente è sì in relazione alla nostra massa, ma è differente a seconda di qual è l'entità di questa forza di gravità. Ad esempio, se noi fossimo su un pianeta piccolino, quale potrebbe essere Mercurio, ovviamente, siccome Mercurio è un pianeta più piccolo, la forza di gravità che attirerebbe il nostro corpo mentre cammina su Mercurio sarebbe decisamente minore rispetto a quello della Terra. Pertanto noi continueremmo ad avere la stessa massa corporea, ma avremmo un peso più piccolo. Ecco per cui il chilogrammo massa e il chilogrammo peso sono due cose ben distinte, anche se ovviamente sono proporzionali, perché è chiaro che se aumenta la nostra massa, ovviamente aumenta il nostro peso. Pertanto, quindi ricapitoliamo, il secondo teorema della dinamica ci dice che una forza agente su un corpo imprime su di esso un'accelerazione che va nella stessa direzione, nello stesso verso della forza applicata. Quindi se torniamo nella definizione della nostra pressione. Ricordiamo che abbiamo detto che la pressione è una forza applicata su una superficie. Quindi, se noi andiamo a vedere come unità di misura, la forza si misura in newton, la superficie in metro quadro, ecco che possiamo definire un'unità di misura della pressione che è chiamata Pascal. Il Pascal è definito come un newton sul metro quadro, l'unità della pressione è un'unità molto importante, molto particolare. Sappiate che esistono delle unità di misura diverse per la pressione, in quanto noi percepiamo la pressione in maniera differente. Per esempio, quando ci muoviamo camminando per strada e siamo all'incirca all'altezza del mare, quindi siamo sul livello del mare, noi abbiamo sopra la nostra testa l'atmosfera e quindi
una colonna, tra virgolette, ideale di aria che anch'essa è attratta verso il centro della Terra, quindi produce questa colonna d'aria una pressione sulla nostra testa che viene definita essere un'atmosfera. È una pressione che noi praticamente non ci accorgiamo neanche di subire, ma questo valore della pressione è molto, molto elevato, vale 101.325 Pascal, quindi Pascal è un'unità molto piccolina, e oltre questa ne esiste un'altra che si chiama bar, che invece è data da 100.000 Pascal. Spesso questa unità di misura è utilizzata in meteorologia. Perché noi ci occupiamo di Pascal? Perché la nostra pressione acustica è una pressione di intensità piccolissima, come vedremo, talmente piccola che solamente il nostro sistema percettivo è in grado di accorgersene. Vedremo che il suono di intensità più piccole, quindi di pressione sonora più piccolo, che noi siamo in grado di percepire, ha un valore di pressione pari addirittura a 20 milionesimi di Pascal, si parla di 20 micropascal, mentre il suono molto intenso, forte, che in qualche modo potrebbe darci anche dei problemi di natura fisica a livello di percezione, ha un valore di pressione sonora che è pari a 20 e più Pascal. Ecco, quando noi abbiamo a che fare con suoni di questa intensità, dobbiamo stare attenti a proteggerci soprattutto e ad evitare che questo tipo di suono possa crearci un danno. Considerate che un 20 micropascal è un qualcosa che è dell'ordine di 5 miliardi di volte più piccolo praticamente della pressione che siamo abituati a sopportare appunto camminando per strada. Quindi è un qualcosa di veramente piccolissimo. E ovviamente il segnale che costituisce questa onda sonora è generato da una sorgente sonora. E la sorgente sonora che cos'è? È un corpo. Quindi questo corpo si trova normalmente in uno stato di equilibrio energetico. Che cosa vuol dire? Se io provo a tenere in mano un violino, se non prendo l'archetto e comincio a strofinare le corde oppure le pizzico con le dita, è uno strumento che si trova in equilibrio energetico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutta la sua struttura si trova in uno stato in cui non subisce nessun tipo di forza o nessun tipo di pressione. Adesso consideriamo, invece di un violino, consideriamo una sfera, una palla praticamente. Se questa palla la poggiamo per terra e la lasciamo lì, praticamente la palla si trova in equilibrio, è ferma, la sua forma è sferica. E che cosa succede? Tutti gli elementi che costituiscono la sua materia, la sua struttura, sono in equilibrio tra loro, ovvero tutte gli elementi energetici non sono in uno stato di alterazione. Ora, quando noi applichiamo una forza su questa sorgente sonora, su questo corpo, noi andiamo a fornire dell'energia e questa energia transita all'interno di questa sorgente sonora attraverso tutta una serie infinita di stati di non equilibrio energetico che appunto modificano il contenuto energetico della sorgente stessa. Pertanto, questa sorgente non è più in equilibrio e pertanto la risultante dell'energia complessiva non è più nulla. Che cosa succede? Succede che
Questo corpo, quando riceve questa energia, in molti casi si deforma. Che cosa vuol dire si deforma? Vuol dire che ha una capacità di modificare la sua struttura a seguito dell'azione di una forza esterna. Questa capacità è chiamata elasticità. Pertanto, l'elasticità consente a un corpo di modificare la sua struttura a seguito appunto dell'applicazione di una forza. Ancora una volta, Newton, attraverso il terzo principio della dinamica, ci dice che è vero che il corpo tenderà a modificare la sua struttura, però cercherà di opporre una resistenza a questa forza esterna. Questa resistenza è molto importante perché una volta che io andrò a rimuovere l'applicazione di questa forza, il corpo cercherà di tornare nella sua posizione originale e pertanto, cercherà di rilasciare questo surplus di energia attraverso un'altrettante serie di infinita di equilibri energetici che al termine della quale torneranno ad avere risultante nulla. Pertanto, il corpo, una volta che avrà ceduto tutta questa energia che avrà ricevuto, tornerà nel suo stato di equilibrio iniziale. Va bene? Pensate per esempio a un elastico. L'elastico, se è poggiato sul tavolino, avrà una sua forma. Io posso prendere questo elastico, tirarlo, quindi l'elastico si deforma. Ecco, questa è grazie alla elasticità, si chiama elastico, non a caso. Ovviamente bisogna stare molto attenti perché questa elasticità è spesso legata a un limite, ovvero una volta che il corpo ha esaurito la sua capacità di deformarsi, rischia praticamente una rottura. Questo, per esempio, è il caso di quando, soprattutto all'inizio, uno ha poca esperienza e va a inserire le corde su una chitarra. È capitato spesso di vedere allievi molto molto giovani che a forza di tirare, di tirare questa corda sulla chitarra, quindi di aumentarne la tensione, hanno poi causato un danno praticamente, perché ovviamente questa tensione, questa energia era più grande della capacità della corda di reggere o del lo stesso piruletto. Mi ricorderò sempre di un bambino che i genitori gli avevano comprato la chitarra e a forza il papà per mettere questa corda era inesperto, a forza di tirarla praticamente spaccò il manico. Quindi era ovviamente una chitarra che era poco più che un giocattolo. Quindi ecco, bisogna essere molto attenti all'elasticità. Ci sono corpi che hanno una grande capacità di deformazione, altri hanno una capacità molto molto minima. Per esempio, un cristallo praticamente ha una capacità di deformazione quasi nulla, differente una palla ha una capacità molto ampia di deformazione. Fortunatamente il cristallo per romperlo bisogna applicare una forza di una certa consistenza, così come a un vetro, eccetera, eccetera. Dunque, questo stato di equilibrio iniziale, come potremmo vedere nel momento in cui noi rilasciamo la forza, potrebbe essere raggiunto in maniera molto rapida oppure in maniera molto lenta. Questo dipende molto da quello che è la natura stessa della sorgente sonora. Quindi guardiamo questa immagine. Allora, questo è un grafico che fa vedere come una sorgente sonora che ha lo stato di equilibrio nel punto zero
viene alterata con l'applicazione di un'energia che praticamente ha un'intensità pari a 2. Nel momento in cui questa energia viene rilasciata, ecco che il corpo cercherà, attraverso l'applicazione del terzo principio della dinamica, di ritornare allo zero. Quindi rilascerà gradualmente questa forma energetica, ma questa deformazione del corpo non si fermerà istantaneamente sullo zero, ma come potete vedere ci sarà un superamento di questo stato di equilibrio e pertanto una volta superato lo stato di equilibrio ci sarà una nuova forza di richiamo che lo riporterà nuovamente verso il nostro zero. Questo elemento che fa superare il nostro corpo, il nostro stato di equilibrio, è chiamata praticamente inerzia. Infatti sappiamo che lo stato di equilibrio iniziale potrebbe essere raggiunto più volte per via dell'elasticità della sorgente sonora e a causa dell'inerzia, che è la tendenza di un corpo nel mantenere il proprio stato di quiete o di moto, pertanto questo corpo supererà il suo punto di equilibrio e continuerà a muoversi, dopodiché ci sarà una forza di richiamo, qui ci sarà di nuovo un'inerzia che tenderà a muoversi e di nuovo una forza di richiamo, quindi piano piano questa oscillazione tenderà a sparire, a diminuire e pertanto finalmente dopo un X tempo, la sorgente sarà tornata al suo equilibrio naturale. Pensate, per esempio, a una pallina di gomma che viene rilasciata da una mano rimbalzare sul pavimento. La pallina tendenzialmente tenderà ad andare sul pavimento, una volta che sta sul pavimento rimbalzerà, tornerà a muoversi verso l'alto, ci sarà una forza di richiamo che la riporterà di nuovo sul pavimento e prima che si fermerà definitivamente sul pavimento avrà fatto un certo numero di rimbalzi che dipenderà ovviamente dalla struttura stessa di questa pallina. Dunque, questa cosa è molto importante, torniamo un attimo qui, perché spesso quando noi andiamo a colpire, per esempio, certe sorgenti sonore, queste sorgenti sonore prima che ritornano a essere di nuovo in quiete, quindi silenziose, passa un bel po' di tempo. Esistono delle soggetti che questo stato di equilibrio torna a essere praticamente immediato. Per esempio, pensate al momento in cui io soffio all'interno di uno strumento a fiato, tipo un flauto, un oboe, nel momento in cui io termino, finisco di soffiare, il suono si interrompe bruscamente. Pensate anche a un violino, se io pizzico una corda su un violino, muovo un archetto e mi fermo di colpo, il suono comunque tende a morire quasi istantaneamente. Ci sono altre sorgenti sonore dove invece il suono praticamente impiega un tempo abbastanza considerevole prima di tornare ad essere praticamente nullo. E uno di questi è il gong, che è uno strumento musicale percussivo. Adesso vediamo.
Ecco, come avete visto, il gong, questo strumento, pur avendo interrotto l'applicazione di questa forza attraverso l'utilizzo di mallet o utilizzo appunto di strumenti un po' inconvenzionali, come un cacciavite, eccetera, continua praticamente a produrre suono in quanto la sua capacità di ritornare al suo sistema di equilibrio è piuttosto lenta e pertanto ci permette di continuare a percepire per parecchio tempo il suono prodotto. Dunque, abbiamo detto che il suono è appunto un'onda di pressione. Abbiamo capito questa onda di pressione, cioè abbiamo capito che cos'è la pressione. Ma adesso noi dobbiamo occuparci anche di un'altra cosa, ovvero che comunque per propagarsi, per diffondersi, questo suono ha bisogno di un mezzo. E quindi che cosa succede? Che cos'è il mezzo? Il mezzo è una materia distribuita nello spazio e sostanzialmente è la materia che si trova intorno alla sorgente sonora. E questo mezzo è praticamente in diversi stati a seconda appunto dell'entità di come è organizzata la materia stessa. Possiamo avere un mezzo solido, quale per esempio, non lo so, un ferro, un acciaio, liquido, appunto facciamo riferimento all'acqua, e ovviamente gassoso, facciamo riferimento all'aria. Praticamente questo surplus energetico che il corpo ha acquisito dopo che su di esso è stata applicata una forza, viene ceduto appunto a questa materia circostante, al mezzo, generando in esso una perturbazione organizzata. Che vuol dire? Vuol dire che ha una forma caratteristica e questa perturbazione energetica si propaga in maniera oscillatoria, ovvero si propaga come un'onda e questa propagazione risente ovviamente delle caratteristiche del mezzo stesso. Ecco perché è importante avere un mezzo, perché quando io parlo un'onda di pressione, siccome la pressione è definita come forza applicata su una superficie, la superficie è materia, pertanto il suono per diffondersi ha bisogno della materia, proprio per far sì che questa pressione praticamente si, il valore, la perturbazione di questa pressione si trasmette via via agli stati che questa energia incontra durante questo movimento. Pertanto, senza il mezzo, senza la materia, non possiamo avere alcuna forma di suono. Ricordiamoci sempre che il suono è la nostra percezione. Dovremmo praticamente ancora parlare di questo fenomeno fisico-meccanico. Chiaro, come vedremo, che la quantità di materia influenza anche la quantità di suono, la qualità di suono che si diffonde, ne parleremo quando sarà praticamente il momento opportuno. Bene, noi praticamente oggi ci fermiamo qui con questa prima lezione. Nella seconda lezione ripartiremo da qui per andare a capire come si genera questa onda di pressione. E pertanto, presto, fra pochi giorni, caricherò un nuovo video che riporterà appunto la seconda parte della nostra definizione di suono e quindi andremo a vedere come nasce questa onda di pressione. Io vi ringrazio per aver ascoltato questa lezione, spero che non sia stata molto ostica, si andavano a toccare degli argomenti di fisica, di matematica, che fanno parte normalmente di ciò che uno studente può studiare a un liceo e che magari anche un universitario studia nelle facoltà di ingegneria, matematica e fisica, sono degli argomenti
che anche un musicista può comprendere, e pertanto grazie ancora. Se avete dubbi o domande, sapete, ci sono i miei contatti sul canale, e pertanto potete scrivermi e sottoporre tutti i vostri dubbi e tutte le vostre curiosità. Grazie ancora e alla prossima.